Buonasera, benvenuta. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, Assessore, sicuramente uno dei temi caldi che vengono spesso anche ci vengono sottoposti proprio qui a Radio Roma Capitale anche dai nostri ascoltatori è quello che riguarda i campi Rom, e sappiamo di una delibera di giunta che è stata licenziata a dicembre proprio che ha con l'intenzione della vostra amministrazione di chiudere insomma quello che resta dei campi Rom. Insomma, c'è stato anche un censimento, ci state facendo dei censimenti anche in questi giorni, anche nel campo Rom di Via di Salone, insomma qualche giorno fa. Com'è la situazione attualmente? Allora, guardi, come chiunque diciamo conosca la situazione dei campi, la situazione in questi ultimi anni è notevolmente peggiorata, quindi noi sostanzialmente quello che abbiamo deciso di fare è di qualcosa di sostanzialmente diverso dal passato, proprio perché la situazione è intollerabile sia dal punto di vista delle persone che abitano in questi campi, sia dal punto di vista dei cittadini che abitano nei quartieri intorno ai campi stessi. Quindi noi come giunta abbiamo preso l'impegno di redigere un piano e abbiamo adesso completato la parte nostra, diciamo, quindi la prima ipotesi di piano è stata completata, adesso viene sottoposta alla consultazione e il piano prevede un progressivo superamento dei campi in attuazione di quello che è previsto dalla strategia nazionale proprio per la popolazione rom sinte e camminante, che prevede di intervenire sia sull'istruzione che sulla salute, sull'occupazione e quindi l'abitare. Sappiamo che i campi sono di fatto diventati dei ghetti per queste persone e quindi noi dobbiamo fare in modo che ci sia il rispetto della legalità e il ritorno al rispetto delle regole sia da parte delle persone che abitano in questi campi, e per questo siamo partiti, come la ricordava, da un censimento che verrà fatto a tappeto, e sia appunto poi ci sarà anche un'indagine patrimoniale, perché noi dobbiamo capire chi ha la possibilità di uscire da questi campi con le proprie forze e di dare un'alternativa alle proprie famiglie, lo deve poterlo fare, e poi ci occuperemo come sempre invece delle fragilità. Senta, Assessore, qui ci viene chiesto se il centro di accoglienza a Castelnuovo di Porto è ancora attivo, se sì, ci chiedono, riguardava quello che poi le avrei chiesto adesso sul Ferro Hotel, sul discorso degli immigrati transitanti, dell'idea che pare voi abbiate di fare un hub per migranti transitanti appunto a ridosso nella zona della stazione Tiburtina, e quindi ci arriva questo messaggio: il centro di accoglienza a Castelnuovo di Porto è ancora attivo, se sì perché farne altri? Allora, io non conosco la realtà del Castelnuovo di Porto, non so se lei... Sì, infatti facciamo un po' chiarezza, nel senso che sul territorio diciamo della città metropolitana poi di Roma Capitale insistono diversi centri di accoglienza. Quello di Castelnuovo di Porto è un centro che dipende dal Ministero dell'Interno e quindi dalla Prefettura, mentre noi parliamo, e chiaramente io ho titolo a parlare, dei centri che dipendono e sono sostenuti da Roma Capitale. Per quanto riguarda Roma Capitale, noi sia abbiamo dei centri che accolgono i richiedenti asilo e i rifugiati, perché su questo ogni comune deve fare la propria parte in Italia per l'accoglienza di questo tipo di migranti, sia abbiamo un circuito della migrazione, soprattutto il 50% sono diciamo neomaggiorenni, quindi persone che erano state accolte nel circuito dei minorenni stranieri non accompagnati. Poi in particolare stiamo dando una risposta strutturata e non più emergenziale al tema dei migranti transitanti al quale faceva riferimento. Io ricordo che noi quando siamo arrivati, insomma, con questa giunta c'erano migranti per strada, centinaia di migranti per strada. Allora noi abbiamo lavorato sia con le istituzioni competenti per fare in modo, ad esempio, appunto, che i migranti che hanno aderito alla relocation siano all'interno dei centri gestiti dal Ministero dell'Interno, sia per fare in modo di aumentare i posti che Roma Capitale ha a disposizione per questi migranti transitanti, che ricordo sono persone che non vogliono rimanere sul nostro territorio ma vogliono continuare il loro progetto migratorio altrove, e una delle azioni sarà quella appunto di ristrutturare e mettere a loro disposizione il Ferro Hotel. Ma non sarà solo quello, ci saranno anche altri posti, come già avviene ora, che accolgono migranti transitanti, e poi cercheremo di farlo valorizzando il lavoro delle associazioni, dei volontari che hanno dato una mano insomma negli anni precedenti, e in questo momento stiamo comunque cercando di dare una risposta strutturata, perché sappiamo che questi migranti è come se fossero dei senza fissa dimora di origine straniera che sono per un periodo sul nostro territorio, quindi dobbiamo dare delle risposte loro molto specifiche, insomma sono decenni
altri diversi da quelli al quale faceva riferimento la vostra ascoltatrice o il vostro ascoltatore. Quelli sono proprio centri di integrazione stabile, diciamo, all'interno del nostro, della nostra, del nostro paese, insomma, della nostra. Sono, allora, noi dobbiamo, diciamo, riuscire a dare e a garantire un'accoglienza che sia sostenibile. Quello che diciamo, appunto, che non è tanto se accogliere, ma come accogliere. E nel come accogliere c'è il fatto che noi non possiamo accogliere tutti, quindi noi stiamo lavorando anche nei confronti del governo, del Ministero dell'Interno, per dire che Roma non può accogliere nuovi migranti, deve piuttosto qualificare e migliorare l'accoglienza, soprattutto per garantire l'inclusione sociale di quelli che vogliono rimanere. E quelli che vogliono rimanere, tanto per fare un esempio, noi abbiamo proposto adesso alla prefettura di siglare un protocollo per permettere ai richiedenti asilo di fare attività di volontariato. Questo è un esempio, diciamo, concreto di come noi intendiamo l'accoglienza, perché in questo modo sia le persone e gli stranieri che accogliamo possono dare un contributo alla comunità, sia appunto riduciamo la pressione dei tanti cittadini romani che vedono appunto persone senza occupazione in giro sul nostro territorio. Questo è un modo di dare anche di costruire un'accoglienza dignitosa per tutti, insomma. Certo, assessore, ho letto che lei dichiarava sul modello dell'hub milanese, ci spiega un po' in che senso questo modello dell'hub milanese? Sì, non è, diciamo, soltanto Milano, abbiamo studiato anche ad esempio Parigi, perché questo semplicemente per dire che è una situazione comune alle grandi città europee. In particolare l'idea è quella di avere, e così l'abbiamo pensata anche studiandola insieme alle altre organizzazioni ed istituzioni, avremo una sorta di infopoint vicino alla stazione Tiburtina che dia informazioni ai migranti transitanti che arrivano e ripetono vogliono poi continuare il viaggio, e poi un sistema diffuso di accoglienza sul territorio, quindi ci sarà sia l'ex Ferrotel, sia, che però abbiamo pensato per loro, ma sarà anche per i senza fissa dimora, diciamo anche italiani, no? Che nel corso degli anni possono, e dei mesi possono avere, insomma, bisogno di accoglienza, sia appunto altri posti per l'accoglienza distribuiti sul territorio romano, perché per noi l'unico modo, diciamo, per accogliere in modo appropriato anche è quello di favorire quanto più possibile un'accoglienza diffusa sul territorio, perché sappiamo che i piccoli numeri sono molto più gestibili e integrabili. Questa è l'esperienza che abbiamo, che raccogliamo ovunque in Europa. Avete anche affrontato, diciamo, i residenti, i comitati residenti, che sono alcuni. Guarda, anche io sto andando adesso ad incontrare per una nuova volta i comitati, perché noi per la stazione, i comitati di quartiere sia della stazione Tiburtina che della zona di Piazza Bologna, perché noi appunto non vorremmo creare contrapposizioni, quindi abbiamo pensato a questa proposta per l'accoglienza degli stranieri, ma abbiamo anche delle proposte per riqualificare il piazzale, insomma, della stazione Tiburtina, e vogliamo veramente ascoltare, l'abbiamo già fatto appunto e continueremo a farlo, anche residenti che chiedono una situazione migliore anche per loro. Ecco, la sfida su Roma è quella di non contrapporre i diritti, no, degli uni, certo, rispetto a quello degli altri, quindi degli italiani e degli stranieri, e noi proprio da come intendiamo progettare anche insieme ai cittadini la situazione intorno alla stazione Tiburtina, vorremmo dare un esempio, insomma, di come intendiamo realizzare una città accogliente per tutti, veramente. Certo, assessore, entro, diciamo, quali sono i termini entro i quali probabilmente, insomma, tutto questo prenderà, diventerà concreto, insomma, si parlava di giugno prossimo, non so sì, se questa è una data. Sì, abbiamo mandato, diciamo, agli uffici, perché abbiamo ricevuto, cioè riceveremo, insomma, il sostegno economico da parte del Ministero dell'Interno per quanto riguarda questi interventi per i migranti transitanti, quindi l'info point e l'attivazione del Ferrotel, dell'ex Ferrotel. E nel frattempo, appunto, siamo da questi giorni, come dicevo, e sto andando anche adesso appunto a incontrare i comitati di quartiere, iniziamo una progettazione partecipata, ne abbiamo parlato la settimana scorsa in occasione di un consiglio straordinario del secondo municipio, una progettazione partecipata sul ripensare la zona intorno alla stazione Tiburtina. E quindi, insomma, si sta prendendo forma, ecco, insomma, sì, siamo sì, in febbraio. Sì, 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 ha una progettualità più nel breve periodo rispetto appunto a
giugno 2017, che poi però intanto avviamo anche per i residenti una progettazione condivisa. Senta, assessore, un'ultima battuta: noi abbiamo spesso qui tra i nostri ospiti anche Andrea Costa del Baobab, l'ex appunto associazione per i migranti transitanti, che si chiedeva appunto, abbiamo dato delle risposte anche a lui, mi pare, e lei diceva anche che vi state confrontando anche con queste associazioni volontaristiche che si sono occupate proprio dei migranti transitanti, quindi state anche lavorando insomma assieme a loro per capire un po' la situazione com'è insomma attualmente e com'è stata, ecco. Sì, assolutamente, noi fin da proprio i primi giorni anche abbiamo incontrato le tante associazioni che si erano attivate per dare una risposta ai migranti transitanti, anche in assenza dell'amministrazione precedente rispetto a questa tematica. Quindi secondo me quello che dobbiamo fare è valorizzare il volontariato, la cittadinanza attiva, la solidarietà espressa dai cittadini, ma dall'altra parte le istituzioni devono fare la loro parte, quindi in questo momento noi abbiamo aumentato i numeri dell'accoglienza per i senza fissa dimora e anche per i migranti transitanti, perché poi la risposta deve essere data secondo me anche dalle istituzioni. I cittadini possono fare la loro parte, ma ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Certo, anche per i senza tetto poi mi sembra un'ottima cosa, nel senso che purtroppo a Roma, specialmente con questo clima così freddo di questi giorni, insomma ci sono tante persone che non hanno l'opportunità insomma di avere un tetto sulla testa. Sì, noi abbiamo, come sa, insomma aumentato anche la disponibilità economica rispetto a quella che era stato previsto per dare accoglienza ai senza tetto, e soprattutto abbiamo cercato quanto più possibile sia di coinvolgere i municipi, quindi ci sono alcuni municipi che hanno proprio realizzato delle buone prassi, quindi hanno cercato anche qui di dare un'accoglienza sui loro territori a queste persone. Sì, abbiamo chiesto veramente l'aiuto di tutti i volontari e le associazioni, perché la situazione dei senza fissa dimora richiede uno sforzo cittadino e collettivo, però sicuramente abbiamo cercato di lavorare in termini di piano freddo e non di emergenza freddo, e fino ad arrivare all'estrema ratio che è stata quella dell'apertura delle metropolitane, come si fa nelle altre metropoli europee nei giorni di maggior freddo, proprio l'estrema ratio, però quella che parte di un discorso più generale sui posti dell'accoglienza. Ha per caso in mente anche un numero, qualcosa da chiamare da parte dei cittadini a cui riferirsi per poter magari segnalare situazioni? Sì, potete, c'è la sala operativa sociale che è sempre attiva e che è loro sono quelli che intervengono su segnalazione, quindi può sempre contattare la sala operativa sociale. Grazie all'assessore Baldassar, assessore alla persona, scuola e comunità solidale del Comune di Roma. La ringrazio, assessore, per essere stata grazie con noi. Grazie a voi.